Amici bellini, sempre in serale arriva il video perché dobbiamo abituarci al nuovo tempo, perché le notizie poi si sviluppano e noi le commentiamo. Spinazzola, perché è il nome che può intrigare un pochino di più, ne parliamo. Lindstrom in uscita, Dedic, ci sono altri nomi, cominciamo. Allora, benvenuto Enzo Oliviero, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, iscrivetevi al canale con fiducia. Io cercherò di fare un video al giorno, non sempre ci riesco perché se poi si ripetono le cose di Lorenzo, poi di chi parla sempre, o am base là, e quindi non è che poi tutti i giorni possiamo dire sempre le stesse cose. Lasciate un like per i nuovi novi, i nuovi novi che escono e che ci fanno almeno viaggiare un po' di fantasia. Il nome, quando mi si dice insomma Lindstrom in uscita, io vi comincio a dire: se si fa De Zerbi al Marsiglia, se si fa a conclusione, linkeranno parecchi nomi del Napoli col Marsiglia, con la Francia. Lindstrom può essere uno di quelli. Quindi adesso si parla di Leone, ma andiamo a vedere Spinazzola perché penso che sia l'argomento che ci interessi di più. Eccolo qua, stiamo un pochino più di qua. 4 milioni il valore che ci dà Transfermarkt. Prendete sempre con le pinzette i valori di Transfermarkt, perché in questo momento non è 4 milioni, è 0, perché il contratto scade il 2024, cioè scade tra pochi giorni, quindi è a parametro 0. E quindi qua dobbiamo riflettere sul fatto che è vero o non è vero, se questi rumors sono affidabili, che il Napoli sta guardando ai parametri 0, e qua sarebbe insomma un cambiamento importante a livello di politica societaria. Può essere che la figura di Conte qualcosa un pochino più di certezza te la chiede, e quindi non pensiamo più ai Nathan, ma pensiamo a Hermoso, pensiamo agli Spinazzola, e ragioniamoci un attimo. 31 anni, io ho già aperto una pagina, e se la scorriamo è perché è l'unico dubbio, perché Spinazzola è un giocatore che non si discute, a me piaceva tantissimo, tutta la fascia, è un giocatore destro di piede che però sta bello comodo sulla fascia sinistra, ogni tanto il cross col sinistro lo fa, ma può rientrare. L'unica cosa su cui dobbiamo ragionare è la cronaca degli infortuni. Se pensiamo a quest'anno 23-24, ci fermiamo qui, vediamo 1, 2, problema fisico, 1, 2, 3, 4, 5 problemucci muscolari, infortunio muscolare, problema muscolare, problema fisico, che lo fanno saltare 16 più 5, 21 più 20, 41 più 15, 56 più 20, arriviamo a 76, insomma ha saltato 76 giorni, non salta 76 partite, ma ne ha perse parecchie, 4, 2, 3, 2, 2, insomma questa è una di quelle cose su cui tu ci devi ragionare se ti vai a prendere un giocatore che per caratteristiche, per tecnica, per possibilità potrebbe essere un titolare. Se tu c'hai Spinazzola lo consideri titolare sulla fascia sinistra, devi tenere un altro bello pronto, bello pronto, che si infortuna poco. E se facciamo un discorso su esce Mario Rui ed entra Spinazzola, stringiamo le mani, ci può stare, perché Mario Rui comunque ha la sua età, meno fisicità, Spinazzola un po' più di fisicità ce l'ha, almeno arriviamo a 1,86 m, e insomma questo è un nome che piace. Ora tenete presente che il mio punto di riferimento, Paolo Del Genio, ieri nella sua trasmissione disse: devono fare i giornalisti, proprio quasi per contratto, devono fare almeno 2 nomi al giorno nuovi. Alcuni possono ripetere, possono milcare, altre volte devono uscire i nomi, altri, anche se non è vero niente. L'ho detto proprio Paolo, io per questo lo apprezzo, che non tiene niente da vedere, lo dice, e qualcosa deve uscire per farci parlare, e quindi ne parliamo. Vediamo se è vero. Il ragionamento sugli infortuni va tenuto presente. C'era già la somma, ha saltato 15 partite, insomma. Uno farà sempre il discorso, il Napoli non avendo le coppe, va bene, però teniamo presente che non dobbiamo essere troppi ottimisti, come diceva Totò, ed essere pronti. Se tu ti tieni un Olivera seconda scelta su quella fascia, non è male, secondo me è un'idea, non è male. È uguale a Suso, ma questo può interessare il giusto. E ci troviamo vediamo Amar Dedic del Salisburgo. Ecco qua invece
è proprio il profilo Napoli, perché vediamo una ventina di milioni di valore di base, 1,80, 21 anni però. Già questi sono quelli che poi crescono ed esplodono, ti esplodono in casa. Il fatto che esplode Nathan, boom, esplode. Ce lo presentano terzino destro, ma vediamo che si è adattato in tutte le zone della difesa. Contratto lungo col Salisburgo fino al 2027, quindi si fa pagare. E su questo ci si può ragionare. Vediamo anche l'Inter leggermente interessata come rumor di mercato. E somiglia leggermente a Mazzocchi. Sembra che somigli, però potrebbe essere il suo vice. C'è da fare un discorso sul valzer delle punte, partendo dal discorso Dovbyk, che valutato 35 milioni qui, 1,89, 26 anni, ma ne fa 27 tra pochi giorni, quindi auguri Dovbyk. C'è un rumor dell'Atletico Madrid, che vedete che qua è in vantaggio anche su Napoli e Milan. Perché? Perché conseguente alla voce di Morata che era stata messa in giro ieri, ci sono delle cose, ho ascoltato un pochino Pedulla e dice Morata ha dato delle dichiarazioni dove si intuisce che voglia cambiare aria e non disdegnerebbe un ritorno in Italia, particolarmente nella Juventus, ci dice Pedulla, però non sappiamo se la Juventus ha altre idee. Non lo so, Morata non lo so, a me non lo so se mi convince per tutta una serie di parametri per il Napoli, per come anche vuole giocare Conte, potrebbe funzionare, ma non lo so. Però è sul giro degli attaccanti che dobbiamo ragionare, perché se va via Morata, l'Atletico Madrid potrebbe essere linkato ad Osimhen, che è quello che ci interessa di più, perché ci sono notizie che si rincorrono, Osimhen arrabbia, però io sono convinto che se anche sono vere quelle voci, Osimhen vuole evitare la rabbia a tutti i costi, non vuole sparire dal calcio che conta in questo momento. Si parla ancora di Chelsea, qualcuno dice che è già fatto col Paris Saint Germain. L'Atletico Madrid, se vende Morata, potrebbe, ecco, diventare uno di quelle che uno Osimhen se lo può anche permettere, potrebbe puntare e quindi andar via dall'idea Dovbyk. E lì a quel punto, tra i rumors, resterebbe Milan e Napoli, il Milan che deve risolvere la questione Zirkzee, che tra l'altro è stato per un infortunio poi convocato nella sua nazionale, quindi perché è difficile che il mercato si sblocchi prima che finisca l'europeo, perché tutti quelli che detengono cartellini di calciatori dell'europeo se la giocano la carta, aspettano un pochino, possono fare un grande europeo e chiedere di più sotto i riflettori di tutte le televisioni e quindi chiedere di più. Questo mi porta ovviamente al discorso di Buongiorno, dove sappiamo che Cairo è già un osso duro a prescindere dalle partecipazioni europee. E quindi io vi dico una cosa, cominciamo a mettere i puntini sugli i. Se è vero che non ho un portiere preferito, anzi ve lo faccio vedere, è lui, Martinez, è uno dei portieri tra quelli che già conoscono la Serie A, che mi è piaciuto molto l'anno scorso e ci sta, credo, interessamento dell'Inter. Vediamo se c'è qui. Sì, vedete che è molto alto l'interessamento dell'Inter. Poi c'è anche la Juve, non penso più se prendono De Gregorio, e il Bournemouth del carissimo Traoré. Ecco, volendo giocare e vogliamo fare quelli là che fanno il fantamercato, così io vi dico una cosa: Martinez in poi, lo so che poi alla fine resta Meretti, ci facciamo piacere Caprile, va benissimo, però giochiamo, perché me l'avete chiesto ieri in live quali giocatori preferisci. Sto cominciando a farmi un'idea e questa idea potrebbe cambiare. Partiamo con lui in poi. Avrei scelto De Gregorio, ma De Gregorio è andato, quindi Martinez. Transfermarkt.it ha dei virus senza precedenti. Kyurem Sarro, meglio così, metto qua la formazione. Martinez in porta, in difesa, sempre partiamo dal 3-4-2-1, in difesa Rachmani lo confermo, perché lo voglio confermare capitano, di Lorenz basso non voglio parlare più, può succedere di tutto, lo sappiamo, nella vita c'era una frase di De Laurentiis: nel calcio come nella vita si può vincere, perdere o pareggiare, che è una frase bellissima, veramente da visionare, nella vita si può pareggiare. Chissà che sì. Martinez, Rachmani. Io poi ci metto Hermoso, ce lo metto centrale. Ci voglio ragionare, voglio capire se nella sua carriera lo ha fatto mai. Ma Hermoso è il nome tra quelli che si fanno che mi convince. Se mi dicono Bellanova, io sono tiepido. Ma se mi dicono Hermoso, cioè un giocatore nel pieno della sua carriera, che viene da una squadra importante, che ha tanta esperienza anche internazionale, io gli affido le chiavi della difesa, capite? Quindi lo vorrei più ancora centrale, ancora più di Buongiorno. Non spendi per Buongiorno, metti
Hermoso centrale, Mancino centrale, ci va benissimo. E accanto a lui io ci metto Chila della Lazio. Ma quello non lo vedo. Ho capito, stiamo giocando. Rachmani, Hermoso, Chila. Fascia destra, Singo. Non so, è un mio pupillo, voi può interessare meno, ma va benissimo. Confermiamo Anguissa e Lobotka. E sulla sinistra, in questo momento, mettiamoci Spinazzola, perché è un gioco ed è un nome che non mi dispiace. Cioè, pensiamo uno Spinazzola Prime che indovina la preparazione, che non si fa male, mica male. Sotto alla punta ci mettiamo Kvara. Chi far partire tra Raspadori e Ngonghe? Io dico Ngonghe perché mi è piaciuto tantissimo, ma sono sicuro che un Raspadori titolare con un ruolo importante nel Napoli, secondo me, ci può dare delle soddisfazioni, e sono convinto che sia d'accordo anche De Laurenti. Prima punta, in questo momento è un nome che hanno fatto tutti, ma ci metto Jimenez. Questa squadra così, ecco, mi dà delle vibes importanti. Poi dobbiamo ragionare ovviamente sulle seconde linee, su quelli che sono gli altri discorsi, ma piano piano, perché facciamo delle cose, ci arriviamo a quelle che sono le cose possibili e non possibili, in attesa di nuove notizie pregnanti e serie. Per quanto riguarda la presentazione, si dice ancora il 26 maggio, il 26 giugno per la presentazione di Conte. Mi piacerebbe una presentazione di Manna, magari Oriali, lo portiamo davanti alle telecamere, sarebbe bello così, non lo so. Non ci sono rumors sulle maglie, sapete che mi interessa moltissimo, ho mandato un messaggio e aspetto una risposta. E piano piano parleremo di tutto. Domani partita, vediamo se riuscirò a guardarla. E l'interesse dell'europeo è perché insieme all'europeo usciranno altri nomi che noi dovremo valutare. Non so quanto fattibili o meno, ma li dobbiamo valutare, perché in questo momento, vi ripeto, non so che tipo di svolta ha preso il Napoli sul mercato. A livello di coach, De Laurentiis ha fatto una scelta precisa, un coach importante, costoso, un coach anche ingombrante, che si farà sentire e che avrà delle richieste e che, se non le esaudisci, te lo rinfaccia. Quindi De Laurentiis lo sa bene. Vediamo se questo coach si porta dietro un progetto diverso, cioè di giocatori più pro. Capite Lukaku, perché Conte vuole quelli là già pronti, che è una cosa che si dice di lui. Oppure se si continua con un altro discorso, se va via Lindstrom, che potrebbe rinascere sotto Conte nel ruolo a lui più congeniale. E allora il Napoli sta facendo un altro tipo di discorso, si vuole riavvicinare, si vuole riappropriare di quel quarto posto il più presto possibile, per una questione anche di fatturato e per non sparire, che penso sia la paura in questo momento di De Laurentiis, non sparire dai radar e da quelle posizioni di classifica che poi ti garantiscono partecipazioni, il mondiale per club, le varie champions diverse, eccetera. Quindi bisogna starci in Europa, perché non c'è un altro modo di far salire il fatturato senza le vittorie sportive. Poi piano piano vediamo se il Napoli ha intenzione di fare la next generation, la scugnizzeria, tutto, dai, lo stadio, il centro sportivo, la squadra femminile. Sono tante le cose su cui si può crescere, ma noi con calma lo chiediamo tutto subito. Nel frattempo penso che al tifoso interessi prima di tutto una squadra, la prima squadra, che sia competitiva e che ci faccia divertire in campionato, perché quello abbiamo l'anno prossimo, e anche la Coppa Italia, non la sotto la vita. Da New York, Valerio Fido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, vi chiedo dei like finali. Vi interessa Spinazzola? Oppure, per esempio, io, se dovessi scegliere di quelli della Roma, a me Angeligno come piede mi piace di più, però pure lui è piccolo, quello è il sosia di Lobotka. Shot in your life.